8. Più oltre non ascolti. Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti. Vogliamo sfogliare assieme l'album dei ricordi per constatare quanto abbiate modificato certi concetti e come certe parole di sempre rivelino oggi significati nuovi. La prima cosa che confermammo con le nostre comunicazioni fu la sopravvivenza dell'uomo alla morte del suo corpo. A ben pensarci, oggi, sapendo quanto remota sia la parte che sopravvive rispetto all'effimera personalità umana, pare più prossimo al vero chi neghi la sopravvivenza piuttosto di chi l'affermi. Influenzata dall'idea di un'imperitura integrità dei caratteri essenziali dell'uomo, risultava la verità della reincarnazione intesa come se l'uomo fosse chiamato a recitare in vite successive varie parti, dimenticando ogni volta chi era stato, ma rimanendo sempre essenzialmente se stesso. In modo analogo, l'evoluzione era intesa come un perpetuo divenire che faceva crescere l'uomo in una sorta di gerarchia spirituale, intesa come una progressione in carriera, conferentegli mansioni di sempre più vasta importanza nei riguardi degli esseri meno evoluti. Chi di voi non si è visto proiettato nel futuro come un se stesso, cresciuto d'importanza ed in conoscenza, senza pensare ad un eventuale cambiamento del sentire, ossia un cambiamento del proprio essere? Allo stesso modo, la legge di causa e di effetto era apprezzata solo quale strumento di giustizia. Questo concetto, pur risultando superiore all'altro secondo il quale il dolore era distribuito da Dio, non si sa bene con quale criterio e per quali fini, tuttavia non contemplava l'intera verità della legge di causa e di effetto, verità che è anche quella di riportare sul giusto cammino della comprensione l'individuo. Ricordate quando credevate che l'emanazione di spiriti da parte di Dio fosse continua per tutto il periodo della manifestazione? Devo però rilevare a vostro vantaggio che nel quadro di una perfetta eguaglianza degli esseri e di una scrupolosa giustizia nei loro confronti, quadro che non vi avevamo prospettato, voi non comprendevate come in seno ad una stessa razza di anime, ad uno stesso scaglione, potessero verificarsi sensibili disparità di evoluzione. Oggi voi sapete che in effetti nessuna disuguaglianza esiste fra gli esseri. Sentieri analoghi vibrano simultaneamente e la differente evoluzione che si può riscontrare fra protagonisti di una stessa vicenda dei piani grossolani si spiega con la non contemporanea percezione di quella vicenda da parte dei suoi protagonisti. Ossia, i diversi livelli di evoluzione individuale degli esseri dei piani grossolani si riconducono ad una perfetta eguaglianza nel piano del sentire, dove ciascuno cammina di pari passo con i suoi simili. E così abbiamo approfondito altri concetti. Mi piace però soffermarmi su un altro ricordo, la nostra esistenza nei confronti di Dio. Forse l'approfondimento più grande che abbiamo operato e dal quale poniamo tuttora mano è proprio in questo concetto di come dobbiamo vederci nel nostro futuro esistenziale. Come ho detto, ciascuno di voi pensava a se stesso come ad un essere destinato a crescere a dismisura, rimanendo essenzialmente se stesso. Anche l'amore ai fratelli era visto come un sentimento che si doveva avere nel quadro di un'acquistata divinità, sentimento e divinità che lasciavano però ciascuno ben diviso dagli altri.
Se limitiamo noi stessi alla percezione delle singole fasi della nostra esistenza, di quale futuro possiamo parlare? Noi, quali ci sentiamo, non sopravviviamo ad un attimo. Noi, come personalità, non andiamo oltre una vita. Noi, come sentire individuale, non siamo che un momento del sentire dell'individualità. Noi, come individualità, non oltrepassiamo un cosmo. Allora, di quale futuro esistenziale possiamo parlare? In qualunque modo vogliamo considerarci, mai siamo gli stessi. Ogni attimo siamo un essere diverso. Perciò, se per sopravvivenza si intende la continuità dello stesso essere immutato, la sopravvivenza non esiste. Di più, se la molteplicità è un'apparenza, noi esistiamo solo nell'illusione. Non siamo nella realtà assoluta come individui da Dio distinti. La realtà assoluta è solo Lui. Riflettiamo. Chi siamo noi se non sentire relativi che apparentemente si susseguono l'uno dopo l'altro, l'uno diverso dall'altro? Noi nasciamo nella separatività che è un'illusione e troviamo una continuità nel divenire che è ancora un'illusione. Ma poiché l'illusione per propria natura è un processo della limitazione, cioè limitato, cioè finito, cioè che finisce, che ne sarà di noi? In realtà esiste solo Dio. Ciò che dall'illusione costruito con essa si dissolve. Dunque, quello spettro che ogni uomo vede ad attenderlo alla fine della propria esistenza e che continuamente gli si para dinanzi minaccioso, richiamato alla memoria da mille occasioni nel dì e più terrificante nella notte, lo spettro della morte che l'uomo ha creduto di sconfiggere inventando la sopravvivenza, gli appare forse ora inesorabile, quale sentenza passata in giudicato? Forse che qui miseramente naufragano gli infantili sogni dei mendicanti d'essere in realtà figli di re, d'essere chiamati ad una gloria eterna, di vedere rifulgere la propria immortalità? Nelle antiche scuole d'iniziazione gli iniziandi erano sottoposti alla prova dell'aria, dell'acqua, della terra e del fuoco, perché vincessero la paura e se stessi. Io vi chiedo una sola prova, ma che per difficoltà le supera tutte. Siete voi tanto forti e coraggiosi da credere alla morte vera? Gli atei lo sono. Debbo concludere che voi credete per paura e per egoismo? In altre parole, avete trasceso l'io egoistico e personale tanto da pensare alla sua fine rimanendo sereni? No? Bene. Credete che il divenire non finisca mai e che con il suo perenne scorrere si realizzerà la vostra perpetua esistenza? Ancora l'illusione per tenervi in vita. E chi non sa rinunciarvi, più oltre, non ascolti. Ma chi vuol conoscere la verità deve essere disposto a morire nel vero senso della parola, convinto che con la morte tutto finisca, morte senza possibilità di sopravvivenza. Solo se è disposto a tanto, ricerca la verità per la verità e non per accrescere se stesso. Sì, fratelli, ve lo ripeto, rassegnatevi. Noi finiamo perché finiscono tutte le nostre debolezze, i nostri vizi, il nostro soffrire, il nostro sentirsi ed imporsi diversi dagli altri, la nostra crudeltà, il nostro egoismo, perché questi siamo noi oggi e finendo questi, noi finiamo. Capite che cosa intendo? Mi preme che voi lo comprendiate.
non ci limitiamo a denunciare delle verità, cerchiamo di renderle a voi accessibili. Ciò che vi diciamo del vostro futuro non è una semplice, per quanto fondata, supposizione di ciò che sarà. Il futuro esiste già, niente noi abbiamo da supporre. Ma non è neppure la fedele descrizione di ciò che constatiamo. La qualcosa potreste e non potreste credere, e anche insieme la spiegazione del perché non può essere che così. Comprendo la vostra obiezione. Voi dite, tu stai parlando di Dio. Come Dio può essere raggiungibile dalla ragione? Se dico che Dio è infinito, esprimo un concetto e voi capite che cosa intendo, anche se non potete sperimentare l'infinità di Dio. Se dico che Dio è un sentire, esprimo una realtà che non è raggiungibile, sperimentabile dall'intelletto, ma esprimo anche un concetto che è raggiungibile dalla ragione. Se dico che Dio è uno stato di coscienza in cui il tutto è fuso nell'unità, non vi do la possibilità di sperimentare questo stato di coscienza, ma vi do l'unico concetto che possa conciliare l'esistenza di un Dio assoluto, eterno, infinito, immutabile, onnisciente, onnipresente, onnipossente, completo, perfetto, eccetera, eccetera, con la molteplicità degli esseri e dei mondi. Egli è la sola realtà assoluta. Ne discende che noi esistiamo solo nelle varie realtà relative. Ciascuna realtà relativa è sempre soggettiva, come ho creduto di spiegare nello scorso ciclo di riunioni. Che cosa significa soggettiva? Che dipende dal modo di pensare e di sentire di un soggetto, dice il dizionario. In effetti non esiste un soggetto che sente. Il soggetto è il sentire stesso e rappresenta ciò che esprime, o se preferite, la parte dell'unica realtà che esprime. Essendo una parte, è dunque un sentire limitato. Ma come può realizzarsi la limitazione di un sentire se non nel sentirsi di essere limitato? E come può sentirsi limitato un sentire se non fosse in qualche modo subordinato alla sequenzialità ed alla separatività? Ossia, ad un tempo ed uno spazio posti come oggettivi? Ciò che è oggettivo appare soggettivo allorché è posto oggettivo un soggettivo. E questo è il modo con il quale è realizzata la limitazione del sentire. Limitazione che, se fosse reale, smembrerebbe il tutto in un numero indeterminato di frammenti, ciascuno dei quali fine a se stesso, ammesso anche che così potesse esistere. Perciò, il modo con il quale è realizzata la limitazione del sentire fa sì che questa limitazione non sia reale. Il rivelarsi come proveniente da e tendente a è questo modo che limita e lega ciascun sentire all'altro, creando gli esseri. Ma al tempo stesso conduce gli esseri nella fusione del tutto, a ciò che la limitazione non sia reale. Sì, fratelli, al di là delle nostre limitazioni dell'essere o del credere d'essere in un certo modo, al di là di ogni trasformazione che sembra subiamo, permane una continuità nel sentirsi d'esistere che è la vera sopravvivenza. Questa continuità conduce ognuno a riconoscersi uno col tutto, ossia quello stato di coscienza chiamato Dio, dal quale nulla e nessuno può mai essere uscito, tornare o dipartirsi al di là del tempo. Dopo la morte che avete accettata, ecco dunque la risurrezione, essere Lui che non può certo esprimersi in un io sono,
coscienza d'essere al di là di ogni separazione, di ogni divenire, supremo sentire che non conosce distinzione alcuna, eternità. Che cosa sono la luce e l'ombra, il bene e il male, l'io e il non io, se non contrarie polarità in forza delle quali esistiamo? Dolore, gioia, libertà, schiavitù, vita e morte, opposti, fra cui si libra, incerto e soffocato, un sentire che è il seme della divinità ed è quello che conduce ogni essere a Dio, oltre ogni contrasto, ogni separazione, ogni limitazione. Ma allora, dopo avervi prospettato la vera morte, vi ho forse dato quello che mai nessuno ha osato darvi? Vi ho forse fatto credere che voi siete Dio? No, noi non siamo Dio. Noi, quali ci sentiamo, non sopravviviamo ad un attimo, perché ogni attimo siamo un essere diverso. Ma la continuità del nostro essere, legando l'un attimo all'altro, va oltre l'illusorio succedersi di essi e ci conduce di fronte all'unica realtà nella quale non possiamo che riconoscerci. Lui, perché Lui tutto comprende, Lui in cui si è tutto e si è uno nell'eterno presente, Lui che è la vera natura di noi stessi, la reale condizione d'esistenza del tutto. Se allora io e voi in Lui ci identifichiamo, ci riconosciamo, chi sono io e voi chi siete?